Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Studio TG. Apriamo con la cronaca. Andiamo a Firenze perché il GUP Maria Dolores Limongi ha rinviato a giudizio l'ex sovrintendente del teatro comunale che è stato in carica dall'86 al 90, Viduscio, l'88enne, era appunto sovrintendente in quel periodo, è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo e lesioni personali gravi. Stiamo parlando dell'inchiesta in merito alla presenza di amianto all'interno del teatro comunale, il tutto rispetto alla vicenda di tre dipendenti che si sono ammalati gravemente per l'amianto e di un quarto che morì. Questo quanto appunto è stato deciso nelle ultime ore. Andiamo rapidamente a Scandicci, dove la Polizia Municipale ha reso noto i dati del 2014. Aumento delle sanzioni rispetto al 2013, questo è il dato riscontrato dalla Polizia Municipale di Scandicci. In particolar modo l'attenzione è ricaduta sul rispetto dei divieti di sosta, sulla contestazione immediata delle infrazioni dei limiti di velocità e sulle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi, come l'uso dei cellulari alla guida. Il comandante della Polizia Municipale di Scandicci, Giuseppe Mastursi, ha comunicato i dati dell'attività 2014 del comando con il confronto rispetto al 2013. La sicurezza per i cittadini e il rispetto della legalità sono sempre più i due obiettivi principali dell'attività del comando, ha detto l'assessore alla Polizia Municipale Barbara Lombardini. Quindi è importante ribadire che certi comportamenti come telefonare e guidare non sono permessi perché sono molto rischiosi, ma al tempo stesso che un'auto parcheggiata sulle strisce o su un marciapiede ostruisce il passaggio ai pedoni e può essere un ostacolo insormontabile per alcune persone. Secondo quanto reso noto, gli incidenti rilevati dagli agenti del comando del 2014 sono stati 253, nel 2013 furono 243. Per quanto riguarda le infrazioni statiche, come ad esempio i divieti di sosta, nel 2014 sono state 9.658, 6.318 l'anno prima. Quelle dinamiche, con l'accertamento di comportamenti scorretti alla guida, 1.202, 120 per l'uso dei cellulari alla guida contro 795 dell'anno precedente, 2.965 per eccesso di velocità contro 2.790 del 2013. 448 per superamento dei limiti di velocità con contestazione rispetto alle 257 dell'anno precedente, più 74,31%. Altri tipi di sanzioni, 960 nel 2014, 805 nel 2013. Complessivamente le contravvenzioni nel 2014 sono state 15.233, nell'anno precedente erano state 10.965 con un aumento del 38,92%. La Polizia Municipale di Scandicci ha però provveduto anche ad altri tipi di impegni, come 37 notizie di reato, 24 sopralluoghi di edilizia che in un caso hanno portato alla demolizione di un manufatto. In materia non aria, le rilevazioni al mercato sono state 4.777, il comando si è anche occupato di 454 infortuni sul lavoro, 21 in meno che nel 2013, 617 occupazioni di suolo pubblico, 13 trasporti eccezionali, 290 oggetti smarriti, 40 passi carrabili e del rilascio di 392 tagliandi per disabili. Questi dati della Polizia Municipale di Scandicci, rapidamente per riportarvi una notizia di cui parleremo più avanti nel corso anche del nostro appuntamento con il traffico e la situazione dei trasporti sulla nostra regione toscana, perché è in corso questa mattina lo sciopero dei controllori di volo, in qualche modo l'agitazione ha toccato anche gli scali di Pisa e Firenze, sono infatti verificati disagi per i viaggiatori che si trovano attualmente nei due aeroporti. Galilei di Pisa è stato cancellato l'aereo per Tirana delle 12.40 e quello per Parigi-Orly delle 16.15, mentre all'aeroporto Vespucci di Firenze risultano al momento cancellati quelli in partenza per Monaco delle 13.10 dell'Air Dolomiti e quello delle 13.45 per Ginevra della Darwin Airline. Pur non escludendo la possibilità di ritardi e cancellazioni, l'ENAV, società che gestisce appunto i servizi di controllo aereo, assicura
cura, secondo quanto riportato, che saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo la normativa vigente. Ancora rapidamente con la cronaca, perché c'è da registrare un blitz congiunto al parcheggio di Viale Pieraccini, siamo a Firenze, di Vigili e Polizia di Stato. Il parcheggio di Viale Pieraccini, e in particolare il parcheggio che è a servizio degli ospedali fiorentini di Careggi. Si tratta di un parcheggio dove, come denunciato anche tantissime volte, c'era la presenza di molti venditori abusivi, anche la presenza di persone insomma, alla ricerca di elemosina. Gli agenti della Polizia Municipale insieme a personale della Polizia di Stato sono quindi intervenuti a servizio, con un servizio congiunto all'interno del parcheggio, che vi dicevo appunto è al servizio dell'ospedale di Careggi, a seguito anche delle segnalazioni, come vi ho spiegato, della presenza di venditori abusivi. Sono stati effettuati 6 sequestri per alcune centinaia di oggetti, fermate 4 persone, si tratta di 4 uomini che sono stati accompagnati al comando per gli accertamenti, uno è risultato sprovvisto dei titoli per la permanenza in Italia e sono scattati ovviamente i relativi provvedimenti sanzionatori. Andiamo rapidamente a parlare ancora di cronaca con una notizia che è stata riportata anche dalla Nazione. Si parla di scomparse di raccomandate a Firenze. Si tratterebbe di più di 100 raccomandate sparite negli ultimi giorni. In alcuni casi si legge sparite direttamente dalle borse dei portalettere, in altri manomessi bauletti di mezzi con i quali viene consegnata la corrispondenza. 5 giorni fa si sono registrate circa una decina di furti avvenuti mentre il postino era dentro il condominio per consegnare la posta in via Masaccio, via Bronzino e viale Petrarca. Si parla ancora di casi analoghi, ovviamente Poste Italiane a Sporto denuncia, l'indagine risulta in corso, non, quindi insomma, sono stati denunciati diverse sparizioni. Ricordiamo insomma, che tramite raccomandata arrivano ovviamente quelle che sono comunicazioni importanti, solleciti, comunicazioni che hanno bisogno di risposte, ma anche multe e quant'altro. Non è colpa nostra, riporta la Nazione, dicono, dice un postino, se non riusciamo a far arrivare a destinazione la raccomandata, a subire i furti sono stati anche portalettere con esperienza decennale che hanno avuto sempre un comportamento irreprensibile. Secondo quanto ancora riporta la Nazione, i furti non sono gli unici problemi dei circa 200 portalettere dell'area fiorentina, secondo quanto riportano alcuni lavoratori ci sarebbe una carenza dei mezzi con i quali i postini consegnano la posta. Insomma, una problematica che quest'oggi emerge sul giornale in edicola. Cambiamo rapidamente argomento, restiamo sempre in tema di cronaca giudiziaria, in questo caso perché sono arrivate le prime indicazioni per quanto riguarda il fallimento dell'ex Ceramiche Brunelleschi. Siamo a Sieci, nel comune di Pontassieve, ecco i primi dettagli e le prime richieste. Un nuovo capitolo non dei più felici nella storia delle Ceramiche Brunelleschi, la secolare azienda con base a Sieci nel comune di Pontassieve, fallita nell'autunno del 2011. Un doppio rinvio a giudizio per l'imprenditore Mario Margheri e l'ex amministratore Andrea Berti. Il processo per bancarotta fraudolenta su richiesta del PM Eligio Paolini prenderà il via tra 10 mesi, il prossimo ottobre. Una storia, quella della Brunelleschi, ancora piena di falle. Un marchio storico che dopo essere entrato in crisi ed aver sofferto la concorrenza dei produttori esteri si stava attrezzando per la ripresa. Il vecchio stabilimento di Sieci sarebbe stato abbandonato per uno più moderno in località Massolina, nel comune di Pelago. Stabilimento quasi ultimato ma mai fino in fondo. Margheri sarà chiamato a rispondere della sparizione di 4.240.000 euro dalle casse dell'azienda. Infatti, dopo un mutuo della Cassa di Risparmio di Pisa nel maggio del 2006, la Brunelleschi girò subito quel denaro alla Sieci SRL, una società che l'anno seguente si sarebbe fusa con la costruzione Margheri Spa. La somma non fu mai restituita alla Brunelleschi, fallita per un debito di circa 2 milioni di euro. Secondo quanto si legge negli atti della Procura, l'operazione era volta alla distrazione e non rientrante tra gli scopi sociali, con l'aggravante di aver procurato un danno patrimoniale di particolare gravità. A questo si aggiunge un'altra operazione contestata, inerente alla distrazione di altri 750.000 euro.
Ancora per la cronaca, secondo quanto riportato sono tornate alla normalità, è tornata alla normalità la situazione a Santa Croce sull'Arno, dove ieri sono stati momenti difficili a causa di una fuga di gas in un cantiere di Toscana Energia. In pratica un scavatore aveva aperto una falla nella conduttura, l'allarme è scattato ovviamente presto in tutta la zona, è stato bloccato il traffico, la popolazione è stata invitata a rimanere all'interno delle proprie abitazioni, appunto la situazione era già tornata alla normalità nel pomeriggio di ieri, quest'oggi insomma le ulteriori verifiche che tutto procede normalmente per poter chiudere il flusso di gas e procedere con la riparazione. Gli operai hanno dovuto scavare intorno alla condotta nord e sud dalla rotazione dove si è verificato appunto l'incidente con la rottura di questa tubatura e la conseguente fuoriuscita di gas. I vigili del fuoco intanto, come detto, avevano insieme ad alcuni addetti del comune e a dei volontari invitato la popolazione a restare all'interno delle abitazioni, negozi e uffici fino al termine dell'emergenza, ovviamente fino a quando il flusso non fosse stato chiuso e poi insomma per provvedere alla successiva riparazione della tubatura. A Livorno si parla invece di un'operazione antidroga, 5 arresti con il sequestro di oltre 16 kg di hashish ed così è stata sgominata una banda proprio che operava tra le province di Livorno e di Pisa, 5 gli arresti come detto effettuati, oltre 16 kg di stupefacente sequestrato dalla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno operato un blitz per l'esecuzione dei 5 provvedimenti di custodia cautelare. Gli arrestati sono 4 marocchini tra i 33 e i 28 anni, un 29enne di Torre Annunziata ma residente a Livorno. Le indagini delle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno, erano iniziate qualche mese fa, in particolare nel periodo estivo, nell'agosto scorso, a seguito di un arresto in flagranza proprio del 38enne residente a Livorno, di un 38enne residente a Livorno trovato in possesso di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente. Da qui è partita l'attività di indagine che ha portato a sgominare questa banda e al sequestro di questo quantitativo, ovvero oltre 16 kg di stupefacente. Nel corso delle indagini però, oltre al 38enne, erano state arrestate altre 2 persone, 2 livornesi di 24 e 20 anni, individuati come clienti. Secondo quanto accertato, la droga veniva normalmente nascosta in terreni agricoli, boschi, capannoni o comunque all'esterno di zone abitate. Nel corso della notte la maggior parte è stata rinvenuta e sequestrata proprio in strutture abbandonate dell'area. Cambiamo argomento, parliamo di incidenti stradali, purtroppo parliamo di un incidente mortale di un ragazzo di 14 anni che è stato investito nella serata di ieri, è stato investito da un'auto mentre camminava nei pressi della propria abitazione. Siamo a Capannori in provincia di Lucca, inutile i soccorsi, inutile la corsa dell'ambulanza fino al più vicino ospedale, dove è morto poco dopo a causa delle ferite riportate dopo l'urto. La disgrazia sembra, come riportato anche da Firenze Post, sia avvenuta in un punto particolarmente buio nei pressi dell'abitazione del ragazzo, dove già in passato si erano verificati altri incidenti. A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso automobilista che ha investito il ragazzo. Sul posto sono intervenuti ovviamente i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Capannori, che secondo Firenze Post avrebbe accertato come il ragazzo stesse camminando lungo il ciglio della strada quando è sopraggiunta l'auto che non l'ha visto e purtroppo l'ha travolto. Andiamo a cambiare rapidamente argomento. Abbiamo parlato nei giorni scorsi della situazione della piscina di Pontassieve, dove sono crollati alcuni pannelli del controsoffitto. Dopo quelle che sono state le ispezioni dei tecnici, arrivano le rassicurazioni del sindaco, che dice questo intervento non costerà un euro alla cittadinanza, non costerà un euro all'amministrazione, e speriamo, dice, in tempi brevi di avere notizie certe sulla sua riapertura. Ascoltiamo le parole del sindaco di Pontassieve, Monica Marini. Pontassieve, piscina comunale ancora al centro dei riflettori. Il sindaco Marini risponde ai malumori dei cittadini diffusi sul web. Sostanzialmente c'è stato un distacco di una parte del controsoffitto
che era stato installato, diciamo, come per proprio proteggere dal solaio, per coprire, diciamo, il solaio comunque esistente, e alla luce appunto del sopralluogo è stato verificato appunto c'è stato questo distacco dovuto a magari anche alcuni errori probabilmente di installazione del pannello. Il sindaco assicura che sull'intervento non ci saranno ulteriori costi dell'amministrazione. L'azienda è intervenuta e in questo momento sta praticamente rimuovendo i pannelli esistenti e poi provvederà con i lavori di ripristino chiaramente a loro cura e spese, cioè questo è un lavoro che al comune costerà 0 euro ovviamente. I tempi di intervento non sono ancora sicuri, ma il sindaco Marini prova a sbilanciarsi. Entro venerdì, sabato mattina dovremmo sapere qualcosa di più sulla riapertura, quindi notizie più certe sui tempi di apertura. Certo è che noi, insomma, l'impegno è quello di riuscire a riaprire in tempi più rapidi possibili. Queste le parole del sindaco. Ci spostiamo, restiamo in provincia di Firenze, andiamo a Borgo San Lorenzo, dove ieri c'è stato un sopralluogo all'interno del cantiere degli ex macelli. Si tratta di una zona dove erano previsti e sono previsti tutt'oggi in realizzazione alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica, un cantiere che ha avuto numerose vicissitudini dalla scadenza dei termini per l'utilizzo di un primo finanziamento fino al rinvenimento di idrocarburi nell'area che ha reso necessario una lunga bonifica. Oggi insomma un altro breve stop, quello dovuto al fallimento della ditta che stava effettuando i lavori. Casa Spa ha già assicurato che sono al vaglio in questi giorni i documenti per far iniziare ad operare la nuova ditta, che partirà entro gennaio presumibilmente, per cui insomma si parla dello slittamento di qualche mese, ma nei primi mesi del 2016 dovrebbero arrivare a disponibilità insomma questi nuovi alloggi. Vediamo il servizio e le ultime notizie con le dichiarazioni ovviamente anche degli amministratori di Borgo San Lorenzo. Cantiere degli ex macelli a Borgo San Lorenzo, sopralluogo con tecnici comunali e Casa Spa per controllare lo stato di avanzamento dei lavori. A giorni dovrebbe essere all'opera una nuova ditta, un cantiere che ha visto tante vicissitudini e rinvii, dalla scadenza dei termini per la ricezione dei finanziamenti al rinvenimento di idrocarburi fino a quest'ultimo cambiamento della ditta. Abbiamo concordato un sopralluogo al cantiere degli ex macelli per controllare lo stato di avanzamento dei lavori insieme a tutte le componenti coinvolte, hanno spiegato il sindaco di Borgo San Lorenzo Moboni e l'assessore ai servizi alla persona Bonanni. Questo è servito a capire i motivi del rallentamento dei lavori nell'ultimo periodo e per darci un'idea definitiva del termine dei lavori che Casa Spa ci ha confermato. Ci conforta il lavoro comune concordato tra il gestore di nostri uffici per concludere i lavori ad una struttura strategica e risolutiva per tante famiglie, nonché importante recupero di uno degli accessi principali del paese. O Moboni e Bonanni erano accompagnati dai responsabili degli uffici del comune e dall'ingegner Leonardo Bencini, responsabile del procedimento per Casa Spa, che ha precisato: il sopralluogo di stamani, che fa parte di una normale prassi, è servito per controllare lo stato di avanzamento dell'opera. I lavori si sono fermati nell'ultimo tempo perché abbiamo dovuto provvedere alla sostituzione della ditta subappaltatrice. Stiamo effettuando gli ultimi controlli sulla nuova ditta e nel giro del mese di gennaio i lavori ripartiranno ed almeno sulla struttura e sulla muratura esterna saranno terminati entro luglio. La conclusione definitiva dei lavori, spiega Bencini, dovrebbe essere fissata per aprile 2016. Un ritardo dunque di circa 3 mesi rispetto ai tempi previsti, causati appunto da questa necessaria sostituzione, ha concluso, ma confidiamo che questa nuova spinta ci permetta di recuperare. Saranno 20 gli alloggi ERP previsti. Intanto in materia di edilizia residenziale è scaduto ieri l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse, che prevede l'acquisto di alloggi invenduti sul territorio per poi metterli a disposizione come alloggi popolari per intervenire sulle situazioni di disagio abitativo. Passi importanti, a concluso l'assessore Bonanni, anche in vista della pubblicazione del nuovo bando per creare una graduatoria sugli alloggi popolari, per il quale stiamo aspettando l'approvazione della proposta di modifica della legge 96-96, in modo da avere uno strumento efficace con il quale poter tutelare anche residenti da tempo sul territorio e coloro che veramente ne hanno necessità e requisiti.
Andiamo a parlare di Scarperia e San Piero per un trasloco della mensa scolastica che è in trasferta nei locali del circolo MCL di Scarperia per i previsti lavori già calendarizzati. Si legge nella nota: già dall'inizio dell'anno scolastico i bambini e i ragazzi di San Piero a Sieve che usufruiscono del servizio mensa stanno consumando il pasto nei locali dell'auditorium scolastico anziché nel refettorio. Dal 1 gennaio del 2015 si è aperta la seconda fase delle variazioni messe in programma con l'avanzare dei lavori concernente appunto il temporaneo trasferimento della cucina presso il circolo MCL di Scarperia. La soluzione, dice l'assessore all'istruzione del comune di Scarperia San Piero Ciani, è stata individuata dopo attenta riflessione e dopo aver vagliato varie possibilità. Si è optato per l'utilizzo della cucina del circolo MCL di Scarperia già attrezzata, trasferendovi alcune attrezzature dalla mensa di San Piero a Sieve, con un risultato ottimo confermato anche dagli organi di vigilanza dell'azienda sanitaria. Sempre dall'inizio dell'anno e fino al 30 giugno, nella stessa cucina gestita dalla ditta Sodexo, vengono preparati i pasti per tutti i plessi scolastici di San Piero a Sieve, asilo nido, Pampepato compreso, e anche per l'asilo nido, lo Scricciolo e la scuola materna parrocchiale di Scarperia. I pasti, una volta preparati, vengono smistati nelle varie destinazioni senza che questo abbia creato alcun problema a nessuno degli utenti. Siamo contenti, ha detto l'assessore Ciani, di questo risultato raggiunto sicuramente grazie anche all'operazione di fusione dei comuni di Scarperia e San Piero, ma soprattutto sono stati determinanti il personale della mensa degli uffici del comune, la ditta Sodexo, l'azienda sanitaria del circolo MCL di Scarperia. Andiamo rapidamente a vedere qual è la situazione del traffico, prima alcune segnalazioni. Andiamo a Sesto Fiorentino, dove risulterà chiusa via Torri, ovviamente chiusa al traffico, il 19 e 20 gennaio, a comunicarlo la stessa amministrazione comunale. La strada resterà chiusa dalle 8 alle 18, tratto compreso tra via Ciampi e via Forelli, un provvedimento reso necessario a causa dei lavori per la realizzazione di un allacciamento idrico. Andiamo invece a Firenze, dove inizieranno il prossimo 19 gennaio i sondaggi con il georadar in via dei Serragli. Si tratta di un'operazione propedeutica ai lavori di riqualificazione dei sottoservizi, nello specifico acquedotto, allaccio alla rete fognaria e di carreggiata e marciapiede. Per definire in dettaglio il progetto dell'intervento a carico di Publiacqua è indispensabile conoscere la collocazione delle tubazioni. Il georadar servirà appunto per questo. Si tratta di un macchinario che, passando sulla superficie della carreggiata, esegue una sorta di radiografia di quello che c'è sotto. Per consentire questa operazione sarà necessario chiudere al transito la strada dal lunedì 19 a mercoledì 21 gennaio, con divieti di sosta e transito, divieti di sosta H24 e transito dalle 8 alle 18. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito del comune di Firenze. Andiamo a vedere la situazione del traffico e della viabilità, oltre che dei trasporti, nella nostra regione. Buongiorno alla redazione di Florence Multimedia, in studio Dario Cafiero. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale della Toscana e sui maggiori assi viari regionali. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ricordiamo che l'uscita di Livorno-Porto per chi proviene da Firenze resterà chiusa fino al 31 gennaio. Sul raccordo Siena-Bettolle, corsia di sorpasso chiusa tra Colonna del Grillo e Rapolano Terme tra chilometri 20 e 22. A Firenze, a causa del disallestimento di PT Uomo, modifica la viabilità e possibili rallentamenti per la presenza di mezzi pesanti. Dalle ore 10 scatta il divieto al transito sulla vecchia rampa Spadolini. Per ieri, a causa di uno sciopero dei controllori di volo, cancellati 3 voli all'aeroporto di Firenze-Peretola e 2 al Galilei di Pisa. Per il meteo è stato emesso uno stato di vigilanza per pioggia dalla regione Toscana, che riguarda le province di Massa Carrara e Lucca. Nel resto della regione previste piogge pomeridiane al nord con possibili temporali serali. Ed è tutto, buon viaggio! Questa è la situazione del traffico e di trasporto, però in qualche modo abbiamo parlato anche con il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Cristian Menghetti, ospite poco fa all'interno dei nostri studi. Abbiamo parlato soprattutto di trasporto pubblico locale, ascoltiamo cosa ci ha detto sulla gara e sui servizi per l'Alto Mugello. Sindaco di Palazzuolo sul Senio, Cristian Menghetti, trasporto pubblico locale sarà uno degli argomenti soprattutto dei prossimi mesi. Le polemiche non mancano, si sentono insomma voci di disaccordo all'interno della cordata, ci sono anche precisazioni, puntualizzazioni e richieste insomma di modifiche per quanto riguarda il lotto debole, che è quello poi che vi interessa. Insomma, saranno mesi agitati. Sì, ultimamente sono uscite delle notizie, probabilmente anche poco fondate, di preoccupazione da parte
parte di alcuni cittadini dell'Alto Mugello perché sono intimoriti dalla diminuzione di servizi. Sono state fatte delle scelte ancora nel 2012 di optare per una gara che riguardasse solamente la parte dell'Alto Mugello proprio per riuscire ad ottenere un'elasticità maggiore che la gara unica regionale non avrebbe permesso e questo per ottenere un maggior numero di servizi. Quindi a seguito di questa gara a livello locale non verrà tolto nemmeno un chilometro ai servizi che riguardano l'Alto Mugello, in particolare Palazzuolo sul Senio e Marradi, anzi ci sarà la possibilità probabilmente di attivare nuove corse. Ecco, quanto l'aspettate e che cosa ancora, se c'è qualcosa da discutere su questo argomento? No, sicuramente l'aspettiamo perché le prime scelte su come impostare la gara appunto sono state fatte nel 2012, quindi sono passati 2 anni, ormai è da 2 anni che si va avanti con delle convenzioni e degli obblighi di servizio che francamente mettono in difficoltà anche chi poi il servizio lo deve gestire e deve programmare degli investimenti. Quindi io auspico che i problemi anche amministrativi che stanno portando a galla le aziende non vadano poi a inficiare la gara perché i cittadini necessitano di un servizio e necessitano quindi di avere una certezza nell'immediato. Con problemi amministrativi lei si riferiva alle voci probabilmente di disaccordo all'interno di una delle cordate, voci smentite proprio quest'oggi, insomma illazioni. E purtroppo quando ci sono delle grandi gare, quindi dei grandi interessi, si finisce per mettere davanti all'interesse pubblico forse l'interesse aziendale e privatistico di alcuni. Per cui sì, mi riferivo proprio a questo. Per quanto riguarda l'Alto Mugello, comunque è chiusa la partita, nel senso che le richieste sono state avanzate e sono state accordate? E la gara è ancora da bandire, per cui verranno messi a gara i chilometri che sono quelli attuali e vincerà quello che farà l'offerta migliore. Tempistiche non ce ne sono ancora, dipende tutto dal bando di gara. Sì, dipende dal bando di gara, ma soprattutto dalla responsabilità di chi partecipa. Speriamo ecco, che non si mettano a fare ricorsi anche nel nostro caso, perché altrimenti si slitterebbe ulteriormente. Queste le parole del sindaco di Palazzuolo sul Senio, Cristian Menghetti. Restiamo in tema di trasporti perché sono arrivate ieri le buone notizie per l'aeroporto di Firenze. In una conferenza stampa sono stati presentati nuovi voli che entreranno in vigore già dai prossimi mesi. Con la nuova rotta Firenze-Olbia, che verrà attivata dal 22 giugno prossimo con 2 voli settimanali, Vueling rafforza la propria presenza all'aeroporto di Peretola, trasformandolo nella sua seconda base operativa dopo Fiumicino. Una decisione che il presidente della compagnia spagnola Alex Cruz ha preso dopo aver visto crescere il traffico passeggeri del 5% in media l'anno dal 2013 ad oggi. Da qui la scelta anche di legare i destini della compagnia a Peretola, escludendo ipotesi di trasferimenti a Pisa. Firenze è un'apposta? Un aeroporto, una destinazione? Una destinazione sicura. La città è perfetta, una combinazione di business e di turismo. Questo è il modello perfetto per la Vueling. Una notizia accolta con favore dal sindaco di Firenze, Dario Nardella. Se poi guardiamo i dati sul turismo del 2014 siamo ancora più rincuorati sul fatto che l'aumento del turismo e dei visitatori, oltre anche che la situazione comunque in crescita dei viaggi business, possano essere 2 elementi che incoraggiano le grandi compagnie a investire sulla nostra città. Flussi positivi di cui ha beneficiato il Vespucci nel 2014, chiudendo l'anno con oltre 2.250.000 passeggeri, record storico, e la cui onda lunga si sente anche nell'anno nuovo. Stiamo iniziando il 2015 con un nuovo record storico perché l'aeroporto aumenta nuovamente il numero di passeggeri a 2 cifre e siamo in attesa naturalmente della fine dell'iter procedurale che ci porterà alla realizzazione del nuovo terminal, della nuova pista e quindi siamo un 2015 di grande successo per l'aeroporto di Firenze. La richiesta che arriva da DF alla regione e a ENAC e ai suoi tecnici a questo punto è: fate presto.
E andiamo rapidamente a Calenzano, nella piana fiorentina, dove il sindaco si è espresso sull'IMU agricola. Ne abbiamo parlato nelle scorse edizioni. Si tratta del pagamento per i possessori e coltivatori di terreni agricoli all'interno di comuni che sono posizionati in una certa altitudine, o meglio, con la sede comunale posizionata in una certa altitudine. Entro il 26 gennaio, si legge nella nota, sono tenuti a pagare l'IMU riferita all'anno 2014 anche proprietari dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che finora erano esenti anche sul territorio di Calenzano, che ha la sede comunale posta ad appena 68 metri sul livello del mare. È un provvedimento sbagliato, ha comunicato il sindaco Alessio Biagioli, contro il quale si sono schierati i comuni, con l'ANCI, che è stato impugnato dal TAR del Lazio. Per il nostro territorio, come buona parte d'Italia, questa imposta arriva in un momento difficile per una delle principali produzioni nazionali, che è l'olio extravergine d'oliva. Ricorderete tutti la crisi di quest'anno. È un paradosso che proprio in un anno in cui le aziende non hanno prodotto si trovino a dover pagare una nuova imposta. Il TAR del Lazio, che ha impugnato il provvedimento, prenderà una decisione il prossimo 21 gennaio. Per il momento, dicono dall'amministrazione, l'imposta è in vigore e il termine per il suo pagamento è fissata al 26 gennaio. Noi ci fermiamo qui, Studio TG torna lunedì prossimo, l'appuntamento invece con Malacoda è per questa sera alle 19.